www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Ecco, qui siamo nella stanza del segretario generale del comune di Mussomeli con la dottoressa Maria Nicastro. Ecco, da qualche tempo segretario al comune di Mussomeli, e proprio oggi, venerdì, lascia il suo incarico. Lasciamo parlare la dottoressa Maria Nicastro per darci una sua testimonianza della sua permanenza qui a Mussomeli e quindi a servizio del comune di Mussomeli. E allora, io nel momento in cui sono stata contattata per venire a Mussomeli ho manifestato da subito l'idea, cioè la volontà di prestare servizio presso il mio comune, per un senso di affetto, perché da tempo che ero lontana dalle Mussomeli, forse nella presunzione di pensare di dover dare un contributo per il comune, per il paese di Mussomeli. E non rimpiango di aver fatto questa scelta, e sono anzi contenta perché ho avuto l'opportunità di trovare un ambiente dal punto di vista umano soprattutto abbastanza disponibile, affettuoso. Dal punto di vista professionale ci sono state anche delle anche dal punto di vista, cioè come preparazione del personale, ritengo che sia formato abbastanza il personale, anche se le continue novità normative non ci consentono di operare con l'assoluta tranquillità e anche con l'assoluta prontezza nel risolvere tutte le problematiche che investono i comuni. E in ogni caso devo dire che al di là della non condivisione a volte di situazioni che possono interessare la vita del comune di Mussomeli, si è cercato, cioè mi sono sempre mossa nell'intento di trovare delle soluzioni che potessero andare incontro a quelli che sono state e che sono le aspettative, no, più che le aspettative dell'amministrazione, quelle che sono la necessità di dare delle risposte appropriate, delle risposte puntuali a quelle che sono tutte le situazioni che possono interessare i comuni. Dico, mi sono mossa, dico, ritengo, perché non voglio avere la presunzione di essere stata, dico, ritengo di essermi mossa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione tutta, nel senso di trovare sempre, dico, con il confronto con le responsabili dell'area, con il confronto degli amministratori, di trovare delle soluzioni che siano le più idonee, le più, come possiamo dire, le più puntuali possibile per risolvere tutte le... Dico, penso di aver fatto un lavoro positivo tutto sommato, anche se non possiamo escludere la possibilità che si poteva lavorare meglio, però dico, naturalmente non dipende da una sola persona, cioè il mancato raggiungimento del risultato non può essere addebitato ad una sola persona, giusto? Sì, dico, il rapporto è stato con positivo. L'amministrazione, cioè, sì, con l'amministrazione è stato positivo. È stato, cioè con l'amministrazione intesa come sindaco, giunta e consiglio comunale, è stato senz'altro positivo, cioè non ci sono stati, se a volte si è avuto l'impressione che non c'erano, c'erano delle divergenze, però queste divergenze sono il frutto di una, come il frutto di... della possibilità, cioè perché
logico che non ci può essere sempre la univocità nell'interpretazione delle leggi, però cioè, mi sono sempre mossa e ci siamo sempre mossi per raggiungere un risultato che sia in linea con la... Non mi piace dire con la legge, perché è normale che deve essere in linea con la legge, cioè di trovare delle soluzioni che siano il più possibile. E quanti mesi sono stati? Sono 3 anni. Tre anni. Mesi, è stata una vita facile per lei qui in questi 3 anni? Sì, perché ci ho messo molta, perché è stata una vita impegnativa che ho percorso con la voglia di dare un contributo per dare delle soluzioni sia delle soluzioni come, non perché mi sia sostituita, cioè per collaborare con l'amministrazione a dare delle giuste soluzioni a tutte le problematiche che immessero i comuni. Essere venuta qui a Mussomeli, nel suo paese natio, appunto a dirigere, ecco, come segretaria, che effetto le ha fatto? E ora il rientro in un'altra sede, che altro effetto le fa? Innanzitutto, come ho detto, mi ha fatto un effetto positivo. Io onestamente già da 20 anni fa avevo avuto l'opportunità di venire a Mussomeli, però ho rifiutato perché ritenevo, essendo l'inizio della carriera, di non avere quell'esperienza che poteva essere necessaria, quell'esperienza necessaria per dare un valido contributo alla gestione dell'ente. Nel lontano 2010, quando si è presentata, mi hanno fatto la proposta di venire a Mussomeli, l'ho accettato consapevolmente, pensando, ritenendo di avere già acquisito quella professionalità che è utile per dare un contributo valido per risolvere, cioè per collaborare con l'amministrazione, per dare delle risposte concrete per la città, per il paese. E ora che lascia Mussomeli, la sua Mussomeli? Onestamente la lascio con molto rammarico, perché non erano... cioè, desideravo concludere i 5 anni qua a Mussomeli. Purtroppo pensavo di stabilirmi a Mussomeli, ma impegni di famiglia non mi hanno permesso di potermi stabilire stabilmente a Mussomeli, per cui questa esigenza di avvicinarmi alla famiglia e poi questo mi ha portato a prendere a malincuore molto a malincuore. Dottoressa Nicastro, volendo dare un saluto all'amministrazione comunale, ecco, che messaggio lancia? Il messaggio qual è? Quello che purtroppo amministrare così come... Non sto dicendo niente di nuovo rispetto a quello che tutti sappiamo. Perché le difficoltà ad amministrare gli enti sono sotto gli occhi di tutti, perché da un lato i servizi da gestire sono numerosi, dall'altro lato mancano le risorse, sia a livello, perché per effetto della riduzione, sia a livello statale e regionale, e anche perché c'è questa non senso civico di pagare quello che, cioè di pagare le tasse, perché dico, tutti siamo pronti a dire ma io a chiedere servizi, ma di contro non abbiamo la consapevolezza che per il servizio, l'erogazione del servizio comporta delle spese che nessuno vuole pagare. E quindi anche questo sarebbe un messaggio anche per i cittadini? Ma no, io non ho la presunzione di volere, no, questo no, perché
È come se perché in ognuno di noi c'è la consapevolezza che per avere un servizio bisogna pagare, soltanto che c'è anche la consapevolezza che c'è una disfunzione talmente alta che ognuno quasi quasi si sente autorizzato, e non lo condivido questo, non pagare, perché dice, a livello nazionale e regionale si assiste a uno sperpero di denaro pubblico, per cui quasi quasi non pagare, non si paga perché, non perché gli altri non pagano, ma perché non si sa la destinazione finale di queste, come verranno utilizzate queste risorse. Perché già questo va secondo me perché io non pago, non perché, a parte il fatto che io non condivido il fatto che se uno non paga io non debba pagare, perché è una questione di senso civico. Io pago perché in base a quelle risorse che ho. Ognuno deve fare responsabilmente la sua parte. Appunto, cioè, perché è troppo semplicistico dire io non pago perché gli altri non pagano, perché ognuno di noi ha una propria identità. Non ci possiamo scusare, cioè, non è una. Cioè, perché se io dico che io non pago perché gli altri non pagano, significa che mi metto allo stesso stregone degli altri. Francamente non mi sta bene. Dottoressa Nicastro, noi ecco, la ringraziamo dell'intervista che ci ha rilasciato. Le auguriamo un proficuo lavoro là dove andrà a prestare servizio e grazie ancora di essere stata qui a Mussomeli. Io vi ringrazio tantissimo e confermo che la scelta che loro l'ho fatto veramente di cuore, perché mi stava a cuore il mio paese. Mi dispiace soltanto di dovermelo E non è andare. stata una scelta indolore, però non prendo questa decisione sarebbe stato anche penalizzante per la mia famiglia. Dico perché potevo anche continuare a fare questo per questi ultimi 2 anni, continuare a viaggiare, però mi sembrava molto penalizzante per la mia famiglia, oggi per me stesso. Castelloincantato.it. La notizia corre in rete.